Siamo un gruppo di insegnanti precari della provincia di Avellino. Apparteniamo in pratica a quei 20.000 docenti che dal prossimo settembre rimarranno senza lavoro, disoccupati, in virtù della famigerata riforma Gelmini, la riforma della scuola. Prima di entrare nei dettagli di questa riforma, volevo fare un invito a tutti gli organi di informazione ad essere un po' più attenti, un po' meno distratti e cercare di dare il giusto risalto ai problemi seri di questo Paese. Non possiamo assolutamente tollerare questo comportamento da parte degli organi di informazione, a partire dalle testate principali, dalle televisioni nazionali, sordi, ciechi e muti, direi, di fronte al più grande licenziamento che la storia della Repubblica ricordi. 20.000 insegnanti rimarranno senza lavoro al partire dal prossimo mese di settembre. E intanto tutti gli organi di informazione rivolgono costantemente l'attenzione a banalissime argomentazioni messe in atto da personaggi a dir poco stravaganti e completamente al di fuori dalla realtà. Ci riferiamo all'enorme interesse mostrato dai mass media negli ultimi giorni nei confronti della proposta di un personaggio politico molto conosciuto che appartiene ad una delle maggiori coalizioni di questo governo, in riferimento alla proposta dello studio del dialetto nelle scuole e la valutazione addirittura degli insegnanti sulla conoscenza del dialetto e la conoscenza addirittura della cultura locale. E accanto a questo si è dato tanto risalto al decreto messo in atto dalla Gelmini a favore degli insegnanti di religione, in ossequio al papato naturalmente. Da settembre ci ritroveremo disoccupati in virtù, come dicevo, della recente riforma Gelmini, o meglio la riforma dei tagli di Tremonti, attenzione, voluta solo ed unicamente per contenere la spesa pubblica e senza alcuna motivazione pedagogica e didattica. Una riforma che cerchiamo di sintetizzare in pochi punti: meno scuola, o meglio, meno personale nella scuola, più alunni per classe, meno tempo scuola, più soldi elargiti ai diplomifici e al papato. È questa la qualità che la Gelmini va cercando nella scuola? Una riforma assurda che, oltre a produrre tantissima disoccupazione che mai era accaduto nella storia della Repubblica, getta letteralmente nel caos, a partire dal prossimo settembre, gli alunni e le famiglie principalmente. Una riforma contestata da tutti, che, ripeto, non ha alcuna validità sotto l'aspetto pedagogico e didattico. Nessuno, crediamo, può dire di migliorare la qualità della scuola riducendo il personale, aumentando il numero di alunni per classe addirittura oltre 30, tra l'altro in aule per buona parte non a norma sotto l'aspetto della sicurezza, e dando tra l'altro meno ore di insegnamento agli alunni.
Questi licenziamenti toccheranno principalmente l'insegnante precario, l'insegnante in pratica non di ruolo, cioè un insegnante che mediamente da 5, 10, 15 e anche 20 anni puntualmente viene assunto il 1 settembre e licenziato il 30 giugno. Ripeto, questo accade ogni anno. Il precario viene sfruttato, umiliato ed offeso. Viene costantemente illuso di ottenere la cognata stabilizzazione, cioè l'immissione nei ruoli, cosa che puntualmente viene disattesa. Ed ora siamo proprio noi precari a fare le spese a seguito di questi tagli previsti. Speravamo per la verità in un qualche ripensamento da parte del Ministero, dopo le tante manifestazioni, le proteste, ma niente, completamente sordi. L'unica cosa al momento che il Ministero sta elaborando è una specie di cassa integrazione, i famosi ammortizzatori sociali, un contratto di disponibilità che noi abbiamo definito dell'elemosina o della rottamazione per tutti quelli che non riusciranno il prossimo settembre ad avere l'incarico, naturalmente quelli che hanno lavorato lo scorso anno, mezzo stipendio inventato dal Ministero della Pubblica Istruzione, dal Ministero del Lavoro, dall'INPS e con l'avallo di tutti i sindacati. Probabilmente ci sarà anche l'avallo l'avallo economico, naturalmente, da parte delle regioni. In pratica non è altro che un preludio alla scomparsa, o meglio, una eutanasia di un insegnante. Noi vogliamo solo lavorare, invece solo ed unicamente umiliazioni ed offese. Questa è in sintesi il nostro drammatico problema. Da settembre disoccupati per volere una scelta scellerata di questo governo. Abbiamo anche provato a fare delle proposte di risoluzione di questo attraverso l'elaborazione di una piattaforma che costa in 10 punti, che abbiamo indicato nei volantini che stiamo distribuendo un po' ovunque. Speriamo di essere stati chiari. Un invito poi a tutti gli insegnanti precari a muoversi, a svegliarsi. Nei prossimi giorni sarà organizzata una manifestazione a cura del nascente Comitato Provinciale Precari di Avellino presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Avellino. Per dire con fermezza ritiro immediato dei tagli agli organici e per la difesa e la riqualificazione della scuola pubblica statale. Grazie.